Puglia, regione pilota nello sviluppo dell'industria creativa, finanziato con 4.700.000 euro nell'ambito del programma di cooperazione territoriale europea Grecia-Italia, parte in questi giorni il progetto strategico ICE, presentato a Bari dall'assessore regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo Silvia Godelli. Lead partner, la regione Puglia, partecipano anche il Teatro Pubblico Pugliese da Puglia Film Commission, insieme a 6 partner greci. La Focera di Novoli, il Salone dell'Innovazione Musicale Medimex, il Bifest, la Notte della Taranta, il Carnevale di Putignano, il Festival del Cinema Europeo di Lecce ed il Festival del Cortometraggio di Specchia sono i principali eventi compresi nel progetto, che si completa con gli interventi dedicati alla valorizzazione del circuito regionale di teatro e danza, alla rete dei teatri abitati, all'arte contemporanea, al design e all'artigianato. Lo scopo è quello di analizzare i fabbisogni e le esigenze di ogni evento per ottimizzarne e capitalizzarne i risultati e per trovare nuove soluzioni attraverso bandi, concorsi di idee, intersezioni tra il mondo della creatività artistica e quello del turismo. Un vero e proprio laboratorio, incubatore di nuove sinergie che permettono ulteriori occasioni di crescita ed un robusto consolidamento della rete. Abbiamo un'esperienza molto forte in termini di impresa creativa e di collaborazione pubblico-privato per una forte valorizzazione del territorio anche in chiave di brand, in chiave turistica. Su questo pensiamo di collaborare attivamente con la Grecia, molto interessata a sua volta alla coniugazione cultura-spettacolo-turismo, impresa creativa, puntando anche a creare le basi più solide per il prossimo periodo 2014-2020, sia nella macro regione adriatico-ionica che all'interno del nuovo programma Grecia-Italia.